Fra pochi giorni inizia l'undicesima edizione di Vinissage, una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate ai vini biologici, biodinamici e naturali in Italia. Questa manifestazione si terrà ad Asti ed oggi è qui con noi, proprio per parlarci di questo bell'evento, l'assessore Andrea Cerrato, assessore all'agricoltura, al turismo e alla promozione del territorio appunto di Asti. Ben trovato, assessore. Ben trovati a tutti. Dunque, assessore, i prodotti bio sono una realtà sempre più presente in questi anni. Voi ad Asti dedicate appunto ai prodotti bio una manifestazione. Cosa succederà il 6 e il 7 maggio? Beh, il 6 e 7 maggio si terrà l'undicesima edizione di Vinissage, che è una mostra mercato del vino biologico e del vino biodinamico. La città di Asti è stata una delle prime realtà a livello nazionale a scommettere 11 anni fa sul biologico. Il biologico ormai è diventato per alcuni una moda, per altri una scelta di vita imprenditoriale. I consumi stanno aumentando in maniera vertiginosa in Italia come all'estero e sempre più aziende vinicole, anche dei nomi più prestigiosi a livello italiano, stanno convertendo i propri vigneti al biologico. Quindi questo significa che il biologico sta diventando una vera e propria cultura del benessere. E noi ad Asti abbiamo la soddisfazione di aver creato una manifestazione che ormai è diventata una delle più importanti a livello nazionale. Quest'anno avremo 100 vignaioli presenti. La caratteristica della nostra manifestazione, infatti, che non è semplicemente un'enoteca che vive per un weekend in un centro storico, bensì un mercato vero e proprio. Noi accettiamo soltanto quei vini con i vignaioli presenti, perché noi vogliamo proprio accorciare il più possibile la filiera e quindi noi vogliamo che il consumatore incontri, impara a conoscere il produttore. E noi abbiamo visto che negli anni questa è la formula vincente, perché si instaura una vera amicizia e una fiducia tra il consumatore e il produttore. La formula funziona. Quest'anno dal centro fieristico alla periferia della città ci spostiamo nel centro storico a Palazzo Ottolenghi e al Diavolo Rosso, quindi siamo sicuri di un successo ancora maggiore. Bene, quindi non ci resta che invitare tutti gli ascoltatori ad Asti, a Palazzo Ottolenghi e nel centro storico, come diceva lei, a venire anche a degustare, perché ci sarà la possibilità, no, di degustare questi vini. Sicuramente ogni vignaiolo ha a disposizione un proprio banco degustazioni. C'è un costo d'ingresso alla manifestazione, 10 euro, di cui 5 euro valgono come un buono per l'acquisto di un prodotto bio. Degustazioni quindi gratuite e tanti altri appuntamenti, dalle presentazioni delle guide Slow Wine a presentazioni teatrali dedicate al Diavolo Rosso. Il Diavolo Rosso è stato il ciclista più famoso di cui ha tirato i Natali e noi abbiamo voluto abbinare il tema del biologico al tema dello sport, perché quest'anno il Monferrato è Comunità Europea dello Sport. Un'altra chicca che mi piace raccontare, quindi invitare gli ascoltatori, è per domenica una giornata dedicata al vermouth. Chi parteciperà al Vinissage potrà imparare la storia del vermouth, ma potrà anche imparare a fare il proprio vermouth e andare a casa con il vermouth personalizzato, rigorosamente con vino bio. Bene, noi salutiamo e ringraziamo l'assessore all'agricoltura, al turismo e alla promozione del territorio di Asti, Andrea Cerrato. Grazie per essere stato con noi. Alla prossima. Grazie a tutti gli ascoltatori. Vi aspetto ad Asti il 6 e 7 maggio per Vinissage.